Venditalia 2014, siamo allo stand della Seasoft. La Seasoft è un'azienda di sviluppo software per il settore della distribuzione automatica siciliana che negli ultimi 2 anni ha davvero rivoluzionato il proprio prodotto. Siamo con Anna Coco, titolare dell'azienda, alla quale intanto diciamo buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e bentornata, perché noi ci siamo rincontrati a Catania nel corso di Expo Vending Sud e proprio in quell'occasione abbiamo avuto modo di farti conoscere al popolo del vending, presentare il tuo volto, e oggi a Venditalia 2014 hai la possibilità di fare un sorriso, ripresentarti e ripresentare il nuovo vostro prodotto dedicato alla gestione. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, sono Anna. In effetti sì, nella nostra azienda in questi 2 anni abbiamo lavorato parecchio. Nell'ultimo anno soprattutto abbiamo fatto dei cambiamenti, assunzioni in azienda, evoluzione anche nel software. Infatti fra un attimo Thomas Pagano vi spiegherà un po' quello che abbiamo fatto. Comunque ci sono delle novità, stiamo andando avanti. Voi siete alla seconda presenza qui a Venditalia 2014. Chi è nel settore ha imparato a conoscere il vostro prodotto e ad apprezzarlo negli ultimi 2 anni. Siete sempre più presenti sul territorio e questo grazie allo sviluppo del framework. Sì, sì, in effetti sì, in questo ultimo anno soprattutto abbiamo fatto grandi cose, quindi desidero comunque che sia Thomas a spiegare un attimino quello che è successo in azienda e le belle novità. E allora, Thomas è Thomas Pagano, abbiamo conosciuto anche lui a Catania. Thomas, buongiorno, intanto saluta anche tu gli amici di VendingTV.it e spiega quali sono le cose che venite a presentare qui a Venditalia 2014, quali le novità, le implementazioni del vostro software. Sì, buongiorno a tutti. Allora, il software appunto si è evoluto con alcune funzionalità legate soprattutto alla gestione dei percorsi, che devono essere sempre ottimizzati per i propri caricatori, ovviamente mettendo in sequenza chilometrica tutte diciamo, le location da andare a rifornire, e questo già è un primo aspetto che sicuramente incide parecchio sulla organizzazione dei vari gestori. E, l'altro elemento importante è sicuramente l'accelerazione che abbiamo voluto dare alle fasi elaborative del programma, migliorandolo e soprattutto accogliendo quelle che sono stati dei suggerimenti fondamentali e importantissimi da parte dei nostri clienti, che ovviamente avendo diciamo il polso della situazione riescono a darci quelle imbeccate giuste per far funzionare sempre al meglio il prodotto. Io dico sempre che i clienti sono il vostro core business, voi fate in realtà date un servizio a loro e il loro feedback non fa altro che migliorare e professionalizzare ancora di più il vostro prodotto, perché i loro suggerimenti sono oro colato. Assolutamente, sono fondamentali, senza di loro ovviamente non potremmo mai diciamo riuscire a sviluppare, perché insomma chi ha le mani in pasta riesce a darti veramente il polso della situazione. Noi per quanto possiamo sforzarci ovviamente mettiamo la nostra professionalità, la nostra tecnica, però va indubbiamente condivisa con i clienti questo genere di soluzioni. Tant'è vero che da più parte ormai ci sollecitano, e noi già stiamo lavorando, ad approcciare quelli che sono gli smartphone piuttosto che i tablet, quindi in ambiente Android, iOS, in modo da snellire alcune diciamo fasi che oggi sono un po' legate magari a device un pochettino più pesanti anche da un punto di vista economico, che ovviamente per i clienti non è indifferente. E questo è proprio un tema scottante, perché l'Opsion è certamente uno strumento robustissimo ma poco economico, è uno strumento professionale, tuttavia voi vi state adeguando e vi siete adeguati a nuovi devices, ovvero a sistemi Android poco costosi, intercambiabili e fruibili attraverso il web in modo estremamente semplice dall'operatore addetto al rifornimento di turno. Come funziona?
Assolutamente sì, ormai l'evoluzione è quella, non possiamo far finta che le cose non siano andate avanti. E chiaramente con uno smartphone con Android montato i framework di sviluppo sono ovviamente diversi e quindi tutta la parte sicuramente iniziale legata all'OCS ne trarrà vantaggio, perché magari un palmare, come dicevamo, ha un suo costo, mentre uno smartphone ha sicuramente un costo diverso, e in ambienti non necessariamente estremi come potrebbe essere, diciamo, l'ambiente industriale, lo smartphone si adatta perfettamente. Bene, e allora Anna, queste sono alcune delle cose che sono state inserite nella nuova versione del vostro programma che non abbiamo ancora nominato. Come si chiama il software? Il software si chiama ProGeav. E quindi c'è stata un'evoluzione nel nome, già ne avevamo in qualche modo accennato, e il progetto, la V finale, proprio sta a indicare lo stretto contatto e correlazione che vogliamo col branding, quindi V per branding. Quali i progetti futuri della Seasoft, Anna? Non li possiamo svelare tutti adesso, ma ce ne saranno di buoni. Bene, e allora noi nel frattempo vi diamo un grande in bocca al lupo affinché il prodotto, così come si è evoluto, riesca a essere sempre più presente tra i gestori qui in Italia e non solo, attraverso le traduzioni in più lingue, a cui immagino voi siate pensando, ma non lo volete dire perché per scaramanzia, per una serie di motivi, e anche e soprattutto perché, diciamo, in Sicilia si fanno le cose, si fanno e non si dicono, poi quando sono state fatte dicono, voi dite sì, noi l'abbiamo, non diciamo, non annunciamo, facciamo. Così? Esatto, è meglio far vedere quello che è fatto piuttosto che far sentire soltanto le cose, quindi. E allora io, nell'augurarvi in bocca al lupo per tutte le cose belle che state facendo, concludo la nostra intervista donandovi un dolcino dei buoni di Sicilia, che sono quelli che provengono proprio dalla vostra terra, che io ritengo assolutamente genuina e in linea con quelle che sono le eccellenze della vostra regione. Voi rappresentate un'eccellenza per quanto riguarda il vostro settore, i buoni di Sicilia rappresentano un'eccellenza per quanto riguarda il settore della gastronomia. Ve ne offro uno, perché così qui a Milano avete la possibilità di andare, eccolo qui, a ricordarvi della vostra terra, tanto fra pochi giorni ci ritornate naturalmente, e vi aspetto successivamente per una video intervista e ho un servizio attraverso Vending News per poter aggiornare gli amici della distribuzione automatica su tutta quella che è l'evoluzione del ProGeav, il software di nuova generazione per i gestori della distribuzione automatica. Thomas, grazie. Grazie a voi, arrivederci, alla prossima. Anna, non posso che ringraziarti, ti invito a salutare gli amici di VendingTV.it affinché possano poi essere sempre più vicini al vostro prodotto framework. Grazie Fabio, ciao a tutti e vi aspettiamo. Benissimo, noi nel frattempo continuiamo, abbiamo terminato anche questa volta i biscottini dei buoni di Sicilia che sono apprezzatissimi da tutti, continuiamo per andare a intervistare altri amici in altri stand per documentare le novità di questa 4 giorni milanese Venditalia 2014.